mezzo, proprio qui, per una bomba uccise 55 innocenti che avevano cercato di riparare sulle mura della cattedrale che, come un luogo sacro, avrebbe dovuto proteggere dalla violenza degli scontri e dei bombardamenti. Per questo l'idea è stata di ricollocare nel punto preciso dove si trovava fino a quel giorno il bassorilievo di Girolda da Como, che è l'unica opera superstite della primitiva chiesa che poi sarebbe diventata la cattedrale, e che proprio lì, oggetto dell'impatto con la bomba che, entrando da quella finestra che ho richiusa, la spezzò senza distruggerla, la scoppiò lì, ma la scoppiò la ruppe per l'impatto e poi rimbalzò e andò a scoppiare in mezzo alla gente. E l'opera fu raccolta poi nei vari pezzi e ricomposta molti anni dopo, senza ricostruire le parti mancanti nel Museo Diocesano dove si trova attualmente. Si lasciò rotta, immagino, proprio per ricordare la strage, ma la sua collocazione mi fece perdere un po' il ruolo di testimone, muso dell'orrore, e le parti mancanti resero anche impossibile comprenderne il valore altissimo dal punto di vista artistico e anche il suo valore storico. Diciamo così, cade un po' nell'oblio. Rivederla qui, come faremo adesso, in una copia fedele, fatta con le moderne tecniche della scansione 3D e con l'opera artistica di coloro che l'hanno realizzata, è una documentazione, l'abbiamo potuto fare grazie alla reintegrazione delle parti mancanti, grazie delle foto di alta definizione che l'archivio Linari conservava. E quindi la possiamo anche apprezzare nel suo valore artistico e simbolico, oltre per la sua importanza storica. Come vedrete, si è voluto porre una luce rossa che, venendo dalla finestra, riproduce la traiettoria della cannonata al ricordo di quella mattina. Colpisce come la bomba colpì proprio il cuore della Madonna nell'immagine, quasi a significare che quel colpo spezzò il cuore della comunità civile e religiosa di San Miniato, che da quasi 8 secoli si ritrova in questa cattedrale a celebrare le gioie e i dolori della città. Ci sarebbe molto da dire anche sul valore anche storico di questa opera d'arte, che fu fatta realizzare nel 1274, anche qui c'è un anniversario, sono 750 anni, da quel Diego Cancellieri, che proprio e solo quell'anno fu podestato il comune di San Miniato, nominato dal re Carlo d'Angiò e dal Papa Beato Gregorio X per sottrarre San Miniato al controllo imperiale. Infatti da poi, di lì a poco, gli Svevi poi lasciarono San Miniato e la città fu libera. Ma ci sarebbe tante cose importanti da dire. Ora solo dico che sono lieto dell'Accademia di Oteleti, con una decisione presa già prima di questa iniziativa, ha deciso di dedicare un convegno di studi, il primo mai realizzato proprio a Girolda da Como e a quest'opera così importante da riscoprire. Nella leggenda abbiamo posto sotto l'immagine un codice QR dove si può trovare una spiegazione dettagliata dell'opera e soprattutto poi dei fatti di quel giorno, perché tutti quelli che entrano qui, entrano tanti turisti, possano vedere e capire. E io ringrazio in particolare tutte le autorità presenti, ma in particolare la Fondazione Cassetti di Risparmio San Miniato, che con il contributo economico è già elargito, ha reso possibile questa iniziativa. Poi ringrazio la ditta Paolo Costa di Carrara per la realizzazione della copia con le più moderne tecniche di lavorazione e con tanta maestria. E poi ringrazio Opera Laboratori per l'illuminazione, la sovrintendenza di Pisa ci ha seguito in questo lavoro e la nostra Elisa Barani che ha seguito passo passo il processo di realizzazione.